Ebbene sì, super sfida per te, perché se questo video arriverà a 300 mi piace entro le 24 ore, sì, hai capito bene, ti porterò un mega video che ti permetterà di ottenere, beh, più che altro un mega glitch, che ti farà ottenere 2 milioni di V-Bucks per ogni volta che lo farai. Quindi mi raccomando, lascia adesso un bel mi piace, esatto, spacca il tasto del like, 300 mi piace, e arriverà subito questo video bomba che ho già registrato. Come al solito la sfida è nelle tue e nelle vostre mani. Lascia un bel like, let's go. Sì sì, beh, hai già letto tutto dal titolo. Quest'oggi ti mostrerò un bellissimo glitch che ti permetterà di ottenere dei V-Bucks gratuiti con l'arrivo di questo nuovissimo Winterfest 2021. Prima però io ti invito ad iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche per non perderti nessun mio video e nessuna mia live ogni giorno alle ore 18. Quindi signor Budino, iscriviti adesso. E beh, con tutte queste skin, negozi oggetti, tasto supporto un creatore in basso a destra ed inserisci immediatamente l'unico, solo ed inimitabile codice creatore Joe_X97, tutto maiuscolo, proprio come puoi vedere qui dietro di me ed ancora qui sotto di me. Io ovviamente lo vado a riaggiornare. Beh, secondo te non lo riaggiorno? Joe_X97. Perfetto, clicchiamo su accetta e adesso sono pronto per fare tantissime vittorie reali e shoppare tutti questi bellissimi oggetti nello shop. E beh, siamo qui, come al solito abbiamo tantissimi regalini dietro di me, perché esatto, sono i super regalini del Winterfest. Choice Knit, ma quanto cavolo è bella questa super skin del pesce secco, che sembra per lo più un cartone animato anni 50 e addirittura, beh, ma sei veramente tantissimo coraggioso. Winter Break No School, esattamente. Niente regole, niente di niente. Qui vediamo pure il super boost natalizio di Fortnite, mamma mia, con le due skin Blizzabel, Bananita e questi bellissimi picconi. Dai, lascia un bel mi piace se anche a te piacciono da impazzire queste nuovissime ricompense. Però non è tutto, perché ho una cosa bellissima da dirti. Oltre ovviamente ad avere tantissime skin, ad ottenere picconi, emoticon, balletti in questo Winterfest, l'Epic ha messo a nostra disposizione, a disposizione di tutti, i budini stracciati che giocano pure 1500 V-Bucks. Sì, hai capito bene, abbiamo dei V-Bucks gratuiti. E ora tu penserai, Giova, ci stai portando un video su come ottenere 1500 V-Bucks, ma che cavolo ce ne frega. In realtà no, perché grazie a questo glitch andrai a sfruttare questo regalo gratuito dei V-Bucks, ma lo andrai probabilmente a centuplicare, a 200-duplicare, perché ti farò ottenere in media dai 50.000 ai 100-200.000 V-Bucks, beh, in base a quante volte avrai voglia di farlo. Certo, se dopo una volta ti stufa perché poi devi andare a scuola e hai pure un'interrogazione di matematica alla lavagna, che veramente è bruttissimo e mi dispiace tanto tanto per te mi dispiace, ma non potrai fare 200.000 V-Bucks. Sì, vabbè, ci mancava pure il budino in piscina, ma per cortesia. Detto questo, devi sapere anche che questo è un glitch molto molto particolare. Perché? Perché ha dei codici e dei procedimenti che non sono simili a nessun altro glitch che vi ho mostrato prima. Quindi mi raccomando, guarda il video fino alla fine ed ho anche due novità incredibili da dirti. Esatto, la prima, pare che all'interno dei file del gioco sia già stata trovata un'altra skin, una probabile terza skin segreta e misteriosa all'interno di questi regali del Winterfest. Però altre fonti dicono che probabilmente il 24 dicembre uscirà all'interno del Winterfest, quindi che la daranno gratis la skin di Babbo Natale. Esattamente, vi ricordate che io, insomma, vi avevo detto che probabilmente in questo nuovo capitolo 3 sarebbe uscita la skin di Babbo Natale? Esattamente. E volete sapere qual è la cosa ancora più divertente? Che come, insomma, paracadute, il 24 dicembre uscirà una slitta con tre renne. Hai capito bene, io ora non so come cavolo si metterà nelle spalle una slitta con tre renne. Cioè, secondo me Babbo Natale, poverino, quando vuole arrivare nella mappa per portare regali, sicuramente precipiterà. Ma che cosa ho detto? Ehi, Babbo Natale non può precipitare, perché Babbo Natale è magico. Beh, detto questo, io ci tenevo a salutare i miei nuovi amichetti che si sono abbonati al canale. Grazie mille amici: Ekaterina Baico, Luigi Mucciolo e Darkblade_2010. Mi raccomando, premi anche tu il tasto abbonati, scegli il livello di abbonamento che più fa per te, avrai la mia richiesta, verrai salutato e sponsorizzato nel prossimo video ed avrai tantissimi vantaggi. Abbonati ora, io ti aspetto in famiglia. Intanto qui ci indica probabilmente un regalo particolare.
Esatto, avete visto che ci ho fatto vedere la prima foto di Babbo Natale? Probabilmente in quel regalo piccolino in basso a sinistra dovrebbe sbucare dal nulla una skin di Babbo Natale. Ora io non lo so se è messo in un regalo predefinito, se uscirà, se non uscirà. I leakers dicono che beh, dovrebbe uscire. Altra seconda news veramente veramente incredibile è che probabilmente se completiamo tutte le sfide del pass battaglia di questo nuovo capitolo 3, e beh, oltre a completare le sfide, probabilmente la Epic metterà in palio un nuovissimo torneo a cui potranno partecipare solamente dei player che saranno da un certo livello in poi, quindi beh, che sicuramente hanno completato le sfide. Quindi amici miei, una cosa è certa: a questo torneo non parteciperò di sicuro io. Esattamente. E volete sapere perché? Perché dopo tutto questo tempo che è uscito il capitolo 3 Season 1 di Fortnite, sono ancora a livello 6. Sì, esattamente. E non ti mettere a ridere, perché guarda che ti ho visto che stai ridendo sotto i baffi. O beh, anche se effettivamente non hai baffi. Però posso dare una spiegazione. In effetti live ogni giorno alle 18 facciamo sempre server privati, quindi probabilmente sarà questo il motivo per il quale ancora non sto livellando. Anzi, se magari qualcuno ha qualche consiglio e magari mi vuole aiutare a fare le sfide del pass battaglia, me lo faccia sapere qui sotto nei commenti, perché veramente questa volta, in questa nuova season, devo arrivare minimo a livello 23.000. Sì, a livello 23.000. Detto ciò, andiamo subito a fare questo mega glitch per i V-Bucks. E beh, eccoci qua. Guardate un po' pure che super piccone che abbiamo. Veramente, veramente bello. Allora, scegliamo un po' una budino. Anzi, un budino. Una budino, in effetti, non è proprio italiano correggiuto, che naturalmente è abbonato al canale. Come ad esempio Wish1984. Vabbè, l'ho pure invitato in gruppo. E scriviamo questo codice qui, super super segreto. Attenzione: Fortnite Chapter 3, quindi Fortnite Season 1 Capitolo 3 trattino, i diciamo V-Bucks gratuiti Winterfest 2021, due punti, fino a qui molto molto semplice, 876 5 4 8 7 6 3 0 5 8 2 4 9. Inviate il messaggio. Fatto ciò dovete andare su seleziona modalità, naturalmente non di gioco ma all'interno della lobby, e dovete andare su creativa. Entrate su la mia isola, dopodiché quittate, rientrate di nuovo in questo menu. Io ovviamente vado subito ad eliminare il messaggio, perché vi ricordo che questo è un video solamente a scopo informativo. E beh, se vuoi ottenere i V-Bucks di questo Winterfest, aspetta che escono e riscattali. Anzi, piuttosto mi raccomando, inserisci il codice Joe-X97. Una volta è uscito, insomma, dalla creativa, vai su seleziona modalità di gioco, battaglia reale, quindi beh, sicuramente questo lo avrete tutti. Entra nel rifugio. Una volta entrato nel rifugio, esci e ti dovrebbe dare i 50.000 V-Bucks. Questo glitch è ripetibile per 4 volte, quindi almeno dovreste arrivare a circa 200.000 V-Bucks. Mi raccomando, io vi ricordo che questo è un video solamente a scopo informativo, prendetevela con i budini austro-ungandinesi, e noi ci vediamo in un prossimo video e in live ogni giorno alle ore 18. Non mancare. Ciao ciao!